Benvenuti alla tredicesima puntata di X4 dopo tanto tempo. Allora, ho comprato finalmente la Kia perché avevamo più di 3 milioni di crediti e quindi sono riuscito ad acquistarla con una configurazione media. Adesso ve la faccio vedere in dettaglio. You are reminded that lottery tickets are available from all retail outlets in the Questa è la station. visuale esterna della nostra Kia. È una nave di medie dimensioni, fra l'altro dotata di quattro motori. Adesso magari ve la faccio vedere meglio. Allora, facciamo una cosa. F1. Non riesco a prendere il controllo, allora facciamo Shift D. Ecco, siamo già a bordo. Allora, ho già trasferito il pilota della Perseus qui perché ha 2 stelle e mezzo. Vedete che la nave, essendo grossa, ha un altro membro dell'equipaggio che probabilmente controlla le torrette. Allora, se noi andiamo alla nostra Darsena Teladi, ve la faccio vedere, la Kea, dimensione M, Kea Corvette. Ho comprato una fascia media. La fascia media è dotata di 4 armi frontali, di due scudi e di una torretta. La torretta viene controllata dal nostro personaggio NPC, quindi noi spariamo davanti e lui controlla la torretta che ci può aiutare. E poi quattro motori. Abbiamo montato quattro motori MK2 da combattimento, abbiamo messo tutte queste cose e il costo vedete che è molto elevato, 2.937.000 crediti. Questa nave ci servirà proprio, essendo dotata di due scudi, per cercare di completare la missione che avevamo in sospeso. Quindi dobbiamo andare in quest'area dello spazio che si chiama il vuoto, The Void in inglese, se vedete dei video di X4 in inglese. Dobbiamo arrivare qui proprio ai confini della mappa per aiutare l'assistente dello scienziato del progetto Genesi, vi ricordate nella puntata 12. Quindi adesso noi partiamo, diciamo di far salpare il nostro personaggio. Can I help? Non ci sono missioni in sospeso, quindi dunque, secondo me è perché dobbiamo attivarla la missione. Per quello che non si vede, eccolo qua. Imposta come inattiva, apri briefing, no, è già attiva. Chiudi. Can I help? Goodbye. Allora, vedete che questo gioco quando non si prende dimestichezza per un po' ci si dimentica come funziona. Allora, diciamo al nostro personaggio di andare qua. Volare a attendere. E lui adesso vedete che parte. Allora, la Perseus, che è rimasta sguarnita in quella stazione, la facciamo andare eventualmente qua. Se riesco a ricordarmi i tasti, ecco qua. Vedete? Una bella nave, bella carrozzata. Questa nave è una mod, non esiste nel gioco. Ho caricato una mod per includerla nel gioco, quindi se andate su Nexus la trovate, cercate Kea e per X4 la trovate. Entering system. Silent witness. Facciamo un po' di foto così la mettiamo anche come copertina. Ecco
Dovrebbe essere anche bella veloce, quindi vediamo dove è andata a finire. Kia, vedete? Beh, ha già fatto un bel tratto di strada, eh. Intanto la Perseus, vediamo se ha preso il comando. Sì, vedete che sta già tornando dove gli abbiamo detto. Allora, io la Perseus la potrei mettere per proteggere eventuali navi da trasporto. Entering system, Argon Prime. Già mi pare che una nave da trasporto, gli ho detto a una Teseus, una di quelle tre, di fare da scorta a una nave da trasporto, però vediamo un po' se riesco. Navi assegnate. Infatti vedete che erano tre, una è stata assegnata, quindi non, qua non si vede. Se io faccio stazione di tutte le navi, dovrei riuscire a trovare. Cometa. Vedete? Ah, l'ho assegnata alla Falcon. Che alla Falcon la voglio assegnare a una nave da trasporto. La Falcon ha già delle armi. Allora, rimuovi tutti gli ordini, però non farà per la Perseus o per la mia. Vedete che adesso la nave da trasporto, da Perseus, va a difendere la nave da trasporto 3. Andiamo sulla Kea. Beh, è molto veloce, eh? Attenzione, perché qui c'è una sorta di attacco da qualche nemico. Probabilmente, però vedo che hanno fatto un massacro. Spazio porto commerciale Argon. Beh, gli spazi porti commerciali ovviamente sono ambiti anche dai nemici, quindi adesso noi ci stiamo avvicinando piano piano. Poi valuteremo anche la velocità della nave. A questo punto prendo il controllo io e andiamo direttamente allo scienziato. Controllo, vedete, archivio data vault. Andiamo là. Autopilot engage. Così valutiamo anche la velocità della nave. Vediamo se supera i 2000, ma sicuramente sì, perché ha 4 motori. ...2190, pensavo di più. Queste sono le armi, 4 armi, vedete. Adesso dovrebbe partire la missione dello scienziato freelance. Vediamo se ci parla il personaggio quando ci avviciniamo. Siamo a 50 km. Avendo 4 motori, beh, fa anche un bel rumore. Eccolo. Oh, welcome. You must be the new assistant. Last but you right to work, eh? Take note of the locational information on the vector transmitting. My other assistant, your colleague of sorts going forward, is currently testing a new alloy composition with magnetic shielding, which should protect her from the hazardous zone she is currently in. However, she seems to be having trouble with other onboard systems and has not yet been able to escape the caustic cloud. Apparently, the radiation messes with the navigation systems. Otherwise, she could have simply left at any point. Do not worry. Her supplies are quite sufficient to hold out for quite some time.
If she complied with her task instructions, she should have left navigational systems around the hazardous zones before conducting this experiment. Locate them and find out what frequencies she's monitoring in order to establish a contact. A rescue mission. I can barely contain my excitement. We should hurry to save the research findings and the assistant from their unfortunate position. Quindi è una missione di salvataggio. Se avete notato, parlava di nube caustica. Vedete quelle nubi di fronte a noi? Ci sono delle zone pericolose. E che cosa succede in queste zone pericolose? In pratica si riduce la barra blu, praticamente, che protegge lo scafo, e una volta che questa barra blu è scesa, anche ovviamente lo scafo viene danneggiato. Se riusciamo a mantenere la barra blu che non si riduce completamente, e la barra bianca, lo scafo praticamente integro. Quindi dobbiamo stare molto attenti a queste nubi caustiche, quindi dobbiamo avvicinarci, ma empty space. In modo delicato, bisogna stare molto attenti. Quindi adesso io, invece che mettere l'autopilota, cercherò di avvicinarmi e di fermarmi poco prima a questa zona, proprio per evitare la nube caustica. Dobbiamo trovare queste boe che praticamente ci indicano una strada dove passare senza incontrare questa nube caustica e salvare questa persona sull'altra nave. Non è facile come missione. Io mi ricordo in passato di averla fatta e mi trovavo in un punto dove non riuscivo a capire come proseguire. Adesso vediamo se riusciamo a farla, altrimenti farò un salvataggio e cercherò di capire come funziona, insomma. Vedete che la velocità massima è 2195 metri al secondo. Questo gioco permette comunque di migliorare le navi ulteriormente. Non l'ho mai fatto, ma c'è un sistema che poi cercheremo di capire più in puntate successive, che è una sorta di praticamente modding della nave, che permette di migliorare vari componenti della nave stessa, quindi dai motori alle armi, allo scafo, eccetera. Per il momento nubi caustiche non ne stiamo incontrando, le vedremo quando oltre a questi asteroidi ci saranno delle parti verdi. Adesso fra poco probabilmente le vediamo. Allora io comincio a rallentare. Use your long range scan to locate the navigators, but be careful to stay clear of the hazardous region, eh? Vedete? Dobbiamo scannerizzare. E andare verso le boe. Vediamo, speriamo di trovarle. Ecco, forse ce n'è una là. Vediamo. Dalla mappa, sì. Oggetto sconosciuto. Allora, proviamo a avvicinarci lì. Però io voglio andare piano piano. Allora, intanto salviamo. Perfetto, abbiamo salvato, quindi direi che, essendo una missione delicata, salveremo spesso. Allora, proviamo ad andare in quel punto. Adesso magari così è una velocità troppo breve, però. Oggetto sconosciuto. Non me lo fa selezionare. Questi non me li fa selezionare. Qua è assistenza verso l'oggetto, ma lo fa fare. E questo no. Perché? Allora, questo
questo punto facciamo questi, però. Sì, forse questa è una zona tranquilla, penso. Ok, andiamo avanti piano. Possiamo anche con i post bruciatori ridurre leggermente la scudo, a che poi si autorigenera, senza esagerare, perché sennò poi se becchiamo la zona caustica ce lo riduce ancora di più. Vedete che piano piano stiamo andando avanti, qui penso che non ci siano problemi perché la nube caustica è sulla nostra destra, penso. Quindi potrei anche forse attivare, ecco, attiviamo il viaggio veloce. E poi quando siamo a 20 km lo disattiviamo, se non arriviamo più. Sì, questa è una boa, si vede che lampeggia. 28. Vedete che piano piano ci si autorigenera lo scudo. Abbiamo appena completato del commercio, siamo praticamente al massimo di con i teladi, ovviamente, come fazione. Vediamo quanti soldini abbiamo, 361.000, beh. Con le attività che abbiamo, piano piano riusciamo velocemente a ripristinare i soldini. Adesso concentriamoci su questa missione e poi controlleremo le nostre attività commerciali con calma. Probabilmente è una missione abbastanza lunga, quindi ecco. It seems your colleague was exceptionally cautious, and I advise you to be the same. She installed protective measures to deter meddling Terrans and other criminals. As long as you appear non-threatening, no harm should befall either your mechanical or your biological vessel. If you lack nav beacons, you'd better pick some up. Boy di navigazione. We'll need them later to establish a link to your colleague. Potevi dirmelo prima, però. Non mi ricordavo che ci volevano le boy di navigazione, mannaggia. Adesso io credo che sono sprovvisto di boy di navigazione, dispositivi civili, infatti non ne ho, mannaggia. Allora facciamo una cosa, spazio porta commerciale riuscirà a vendermi le boy di navigazione, no? Andiamo al cantiere Argon e le compriamo. Vediamo dopo, intanto proseguo e ovviamente facciamo la cosa offline dopo. Eccoci. Allora, ci siamo procurati una dozzina di boe di navigazione, ne abbiamo già piazzata una. Non so se era, mi pare di capire che ci diceva di comunque piazzarle. Adesso cerchiamo di capire allora che cosa fare, come proseguire. Facciamo la scansione ancora, vediamo se troviamo altre cose vicino. Ah, questa, ok, l'abbiamo trovata e ci siamo. Ah, qua, vediamo. Ecco qua, abbiamo trovato altre boe. Io scannerizzo un po' a caso.
Vai, andiamo là. Allora, qua c'è un puntino diverso dagli altri. E anche qua. Oh, mentre questi non me li fa selezionare, questo sì. Questo non me lo fa selezionare. Secondo me queste sono le boe. Ma allora, assistenza. Autopilot engaged. Siamo intorno ai 20, spegniamo il motore veloce, di viaggio veloce. Qui siamo secondo me sempre fuori dalla zona pericolosa. Sì, quando c'è l'autopilota fa dei giri strani. Ovviamente una nave più grande ha bisogno di fare più manovra. Piccoli non ce ne sono. Vediamo se parla il personaggio. Secondo me siamo ancora fuori dalle zone. Probabilmente ci siamo anche allontanati da dove dovevamo andare. Vediamo cosa succede. Abbiamo avuto un po' di danni, eh? Sì, non mi piace molto come si chiama la configurazione delle nostre armi. Abbiamo dei cannoni al plasma, ho capito. Sono forti, ma il problema è che per ricaricarli ci mettono 30 anni. Attacca tutti i nemici, attacca navi capital, attacca caccia. Difesa missilistica che attacca il mio nemico attuale. Proviamo così. E poi ho i miei 4 al plasma, quindi ci aiuta anche il personaggio. Mi pare che lo stesse facendo anche prima, però. Ok, qui c'è l'altra boa. Benissimo, abbiamo scoperto che quei puntini sono le boe. Sconosciuto. Allora, proviamo a scannerizzare ancora. Thank you.
davanti a noi c'è un'altra boa. Che però non me la fa selezionare. Ma forse era questa. Sì, infatti. Dunque. Oggetto sconosciuto. Fa vedere, boh, non riesco a capire. Vabbè, proviamo a avvicinarci là. Però non capisco perché non me la fa selezionare. Probabilmente non è una boa. Unknown object. 36 km. Vicino, fra l'altro lampeggia pure. Preferisco non usare i post bruciatori perché abbiamo già la nave un pelino danneggiata, vedete, sul bianco. Poi come si chiama, lo scudo si è tirato su, ma un pochino ci ha danneggiato la nave, quindi devo stare attento. Per il momento la nube caustica non l'abbiamo ancora individuata, ma secondo me siamo noi al di fuori, perché la nube caustica dovrebbe essere quella verde qui che la intravedete sulla destra. Ecco, vediamo se esce qualcosa. Qui secondo me c'è una boa. Se non era tracciata bene. Laser Tower Mark 2. Laser Tower. Wreck. Relitto. Ah, è un relitto. Merci processabili nessuno. Ma io qua per ecco. Il tuo predecessore, cavolo. As you can see, he was not proficient enough to navigate this dangerous space. Needless to say, he was relieved of his duties after that incident and sent to join a maintenance crew. Let this be a cautionary tale to you, assistant. For you will need to avoid his mistakes if you do not wish to share his fate. Ah, me l'hanno data. La boa. Ok. Very well. We don't know what frequency she is looking for to find her way out. Potresti inviarle alcune buone di navigazione calibrate da utilizzare. Use as fixed points to navigate her way out of her misery. Push a nav beacon into the hazardous area so that your colleague can receive the signal. Ah, okay. Be aware that your nav beacons will probably suffer corrosion themselves, so it might take a few attempts. Con i tentativi. Quindi proviamo allora a mandarle ste boe di navigazione. Dove siamo noi? Qua. Secondo me
me io mi devo girare. Allora, proviamo a mettere una boa. Secondo me però mi devo avvicinare a questi punti qua. Proviamo ad andare da questa parte magari. Oggetto sconosciuto. Andare qua. Siamo un po' più vicini. Engaged. Empty space. Disengage. E la buttiamo qua la bobina. Sì, la bobina la. Andiamo avanti. Un minerale, un cristallo blu. Ecco qua c'è un'altra boa qua sopra. Andiamo a scannerizzare qua. Un altro cristallo blu. Shift 3. E si schiaccia R. Aia, ho sbagliato. R. Fa fare, perché non me lo fa fare? Boh. Oh, avviciniamoci ancora. La esplorazione ha finito di esplorare una zona. Penso che vada da sola in automatico, quindi non ce ne preoccupiamo. Ok, fermiamoci. Proviamo a buttare una boa qui. Qui c'è un estrattore di gas magnetar. Cante di energia e questi vanno tranquillamente dentro. Boh. Allora, se riesco a trovare la lucina di prima, facciamo una scansione che non riuscivo, non capivo perché. Qua c'è una luce, mi pare. Sì, davanti a noi. Ok, adesso l'ho fatta. Perfetto, un'altra cosa. Secondo me se io entro qua dentro non dovrei subire danni, in teoria. Che è... vabbè, ma questa ci siamo già stati. Capisco però perché non mi fa fare assistenza all'oggetto. No, proviamo ad andare qua. Attiva assistenza. Ok. Ok,
Ah no, era è lì sotto, quindi non è quella. Ok. Quindi non è quella. Disattiva assistenza. Oggetto sconosciuto. Vedete che questa non mi dice attiva assistenza. Quindi dobbiamo andare a mano, penso. Proviamo. Intanto salviamo. In cima vedo una nave grossa da trasporto. Proviamo a insistere con le scansioni. Sì, qui c'è un'altra boa. Quindi secondo me se vado qua dentro non dovrei avere danni. Danger. Aia! Detected. Vedete che mi avvisa già il PC, che il computer della nave, che c'è qualche radiazione qua. Allora, salviamo in questo punto e procediamo cauti, andiamo piano. Però in teoria la boa è di fronte a noi, quindi ecco, vedete? Vedete che sto subendo danni. Indietro, vedete che mi è sceso la. Allora, facciamo una cosa: mettiamo la boa qua. O dobbiamo rischiare lo stesso andare lì e fare in fretta, però ho un po' paura andare lì. Facciamo una cosa, andiamo in questo. Autopilot engaged. Forse è più salvo. Proviamo. Male che vada, recupero il salvataggio. Strani che fa. Unknown object. Sono sempre buoi al di fuori della zona pericolosa. Però magari procediamo con la trama comunque. Disengaged. Non dice nulla, mannaggia. Oggetto sconosciuto. Allora, facciamo un esperimento. Facciamoglielo fare al nostro pilota, vediamo cosa succede. Hello. Kia. Funziona lo stesso. Can I help? Procedi con gli ordini. E che ordini ha? Vediamo che ordini ha. Vuole attendi. Ah, sono ordini vecchi.
Allora, niente, prendiamo noi il controllo e proviamo a scannerizzare, vediamo se troviamo qualcos'altro. Questa probabilmente non è una boa della missione, boh. Mercury, Vanguard. Mercante agricolo. Proviamo ad andare qua. E mi sembra un punto dove di nubi non ce n'è, ma qui eravamo già arrivati prima. È andato a finire. Perché è andato là? Giri strani. Fermiamoci. Disengage. Ovviamente la nube caustica è questa bianca. Andare là? Missione cosa ci dice? Vediamo un po'. Riusciamo a vedere le cose. Forse ho capito, non vedevamo perché non era attiva la missione. Andiamo adesso. Niente, boh. Schiera boia di navigazione nella zona pericolosa. Ma probabilmente devo proprio entrare e mollarla e poi spostarmi. Probabile che sia così. Proviamo, la mettiamo vicina e appena ci spostiamo subito. C'è una nave che sta passando e deve essere una nave da minaggio.
unknown object. Io cerco di andare verso le luci, però non so se sto facendo giusto. Danger. Ecco. Hazardous region detected. Ok, proviamo a metterla qua. Ma container blindato non mi interessa un tubo adesso, in questo momento. Vedete che si sente qualche rumore, secondo me siamo proprio ai limiti della zona. Dobbiamo entrare, mettere una boa e uscire subito. Salviamo. Sì, ho capito, ho capito. Boa. Indietro. Ah, forse ce l'abbiamo fatta, vediamo. Target acquired. Adesso aspettiamo che si ricarica. Eccola. Sono riuscito. From any damage. The minor navigational issues should not pose a problem once you join my assistant as pilot. Huh? Once you're ready, leave your ship somewhere safe and join my other assistant. Ah, dice di raggiungerla. The two of you will make a great expedition team. Target lost. Target acquired. Morea. Andiamo lì vicino. Se però mi fa andare in una zona pericolosa. Danger. Hazardous region detected. Dove va? Forse devo aspettare che esca. Ok, 800 metri. Autopilot engaged. Può raggiungerla. Attacca gufo geometrico. Track gufo geometrico. Ma se non si ferma, come faccio io a raggiungerla? Danger. Hazardous region detected. Autopilot. Ok, disengaged. Ok, allora esco, salviamo innanzitutto. Abbiamo scoperto che questa nave è una Moreia, che credo che sia una delle più veloci o la più veloce in assoluto del gioco. Lascio il comando a lui e provo a andare lì. Però sento che ci sono delle... Kia. Proviamo a uscire e andare là. All damaged. Damaged. Ma come faccio a entrare? All damaged. All damaged.
Hull damage. Non ho capito se è il mio scafo o è questo. Hull damaged. 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 Danger. Hazardous region detected. Non vorrei che devo scannerizzarla con la mia nave. Forse ho sbagliato. Ah, ripara gufo. Ok, ripara gufo. Ok, quindi abbiamo fatto questo. Ok, allora lo ripariamo. È lui che deve essere riparato, ho capito. Oh, all damaged. Che blaster. Laser. All damaged. Ah, vedete la barra bianca che si sta ripristinando. Ok, dobbiamo riparare questa nave. Danger. Hazardous region detected. Oh, adesso ci siamo. Ok. Adesso entriamo nella nave. Facciamo così. Bel boost, entriamo. Perfetto, finalmente. Prendi il comando. Welcome, pilot number 3. Very. Affirmative. Take note of the locational information I'm about to transmit to you. Okay. This ship, you see, was built for an archaeological expedition. Ah, ci dice andare là. E la nostra nave dove va? It will survive the radiation inside the Taurus wreckage. Additionally, the systems inside are built to interface with the old Terran hardware and software. The modified Mark 7 computational unit will be able to extract the terraforming data that our mutual researcher friend is yearning for. Be warned that the Terrans might not be too keen on us rummaging through their forgotten garbage pile. I purchased a forged ship by you, which will allow you to reach the Taurus wreckage without questions being asked. Can avoid patrols, that is. L'acquedotto. Okay. You can download the forged ID at the station and deploy it directly to your ship. My business partner, you see, was very eager for anonymity. Jetsufune, quindi è un territorio terrestre, quindi andiamo a esplorare una zona nuova dell'universo. Guardate com'è veloce questa nave, 5000 metri al secondo, praticamente tre volte tanto la mia. Qua c'è un nemico, un altro nemico, però siamo talmente veloci che secondo me non ci sono problemi. Allora, vediamo dove sbuchiamo. Faremo il salto. La nostra nave è qua. Disengage, entering system. Getsufune. Ah, è qua sopra. Ah, perfetto. Dice andare di là. Autopilot. Engage ancora. Scansiona fabbrica high tech.
mettere poi la scansione con Shift 2 per scansionare la fabbrica. Ci avviciniamo. Disengage. Ah no, pensavo che era questa. Autopilot engaged. C'è un po' di nemici, eh. Autopilot disengaged. Ok, facciamo Shift 2 e ci avviciniamo. Scannerizzare quel punto là, di fronte a noi, eccolo là. Quindi basta semplicemente che ci avviciniamo, credo che sia sufficiente. Rallentiamo un po'. Fonte del segnale. Ovviamente sono dei dati che servono appunto per questa missione. Partire da solo la scansione. Credo che debba uscire. Però sono già vicinissimo. Probabilmente si deve uscire. No, decifrato. Vola senza farti arrivare, senza farti. Protettorato terrestre, copertura attiva, quindi praticamente con quella scansione ci siamo. Empty space. Protetti da eventuali attacchi terrestri. E io provo a spostarmi così, anche se non so dove devo andare, però. Vola Jitsufune. Ci siamo già. Ci sono un po' di relitti. Bella avventurosa questa missione, mi piace. Siamo abbondantemente sopra l'ora del video, quindi adesso vediamo di esplorare un pochino, magari di fermarmi fra una decina di minuti. Autopilot disengage. Andiamo di qua. Ops. Autopilot engage. Tanto salvo ogni tanto. Sì.
non c'è nessuno. Qua c'è una... Ok. Raffineria di carburo di silicio. Ah, facciamo una cosa, mettiamo il volo veloce e mi sposto. No, l'autopilota non mi serve. Ok, muoviamoci un po' liberamente, così. Qui c'è un relitto. È velocissima sta nave, guardate come va veloce. Andiamo ad andare qua sopra. Autopilot engaged. Unknown station. Missione sconosciuta. Guardate, siamo già quasi a... Attenzione. Ok, everyone, listen up. We've got reports of increased xenon activity in Savage Spur 2. As everyone is aware, this is the primary xenon entry point into the region, and it's our duty to handle this situation. Our mission is to initiate a precision strike in order to divert their attention from our movements in Getsufun. Stay sharp. Quindi questa è una nave terrestre che sta pattugliando per attaccare gli Xenon. Quello è un caccia. Allora, qui io ho trovato un portale. Però mi dice di stare a Getsufune, quindi io proseguo. Cosa succede? Dice di volare al Getsufune, quindi non ho altre indicazioni. Allora, Osaka, ci siamo allontanati troppo. Autopilot, disengage. Andiamo ad andare di qua. Autopilot, engage. Facciamo F, salvataggio. Devo prendere il portale qua, però direi di finire di esplorare questa zona e poi ci salutiamo. Veramente al portale, provare a vedere dove porta, così vediamo se cambia la missione. È probabile che io debba... vola al portale perché gliel'ho detto io, però obiettivi vola portale, sì, allora devo proseguire, quindi era giusto. Ci arriveremo in un battibaleno. Jump gate, Sol. Ah, jump gate, Sol, quindi c'è il sistema solare. Ci va andare nel nostro sistema solare, quindi vedremo i pianeti, i nostri pianeti. Qui dobbiamo
dobbiamo stare attenti a non farci probabilmente individuare. Andiamo. Dove va? Dai, entra dentro. Ah, già ho sbagliato. Entriamo così. Ok. Be wary! There are Terran pests in this sector. Parassiti terrestri. Getting within their scanner range altogether. Ok, non. First case they kick you in. Worst case they start shooting. Ecco. Vediamo il portale. Entering Jupiter. È Giove, eccolo qua. Stiamo andando talmente veloci che 6035. Siamo a Giove. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo qui, salviamo e proseguiamo la prossima volta, anche perché sennò il video diventa troppo lungo. Vi saluto, è stata una bella puntata e ci sentiamo presto, prossimamente, a breve. Ciao!